Benvenuti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. In questa puntata parliamo della blockchain nel settore assicurativo e ne parliamo con Marco Contini, Insurance Business Advisor. Benvenuto. Buon pomeriggio, grazie. La blockchain è la nuova tecnologia che negli altri paesi, gli istituti assicurativi stanno, nei paesi più avanzati, stanno già sperimentando, e in Italia invece si sta studiando per vedere quale tipo di applicazione può avere nel mercato, nel settore assicurativo. È un registro a blocchi, un registro elettronico nel quale vengono caricate tutte le transazioni e le informazioni in modo assolutamente decentrato, ma verificato, condiviso e quindi in modo sicuro e verificabile in ogni momento e in ogni istante, e tra le altre informazioni che rappresentano poi tutta la vita, ma anche tutti i tempi e tutte le transazioni che vengono fatte riguardo a un determinato oggetto o transazione. Bene, vediamo adesso che tipo di applicazioni possono essere, come può essere utilizzata la blockchain nel settore assicurativo e quali spazi enormi questa tecnologia può aprire e rivoluzionare un settore come quello assicurativo italiano. Certamente, blockchain, lei ha già ben definito il concetto, che di per sé è un concetto molto tecnico. Ma quello che si sta cercando di fare, è una delle mie attività nel mondo assicurativo, è proprio quella di tramutare questa tecnicalità in business. Cioè, quello che oggi le compagnie stanno cercando di capire è se la blockchain, poi spiegheremo nel particolare anche delle applicazioni pratiche, possa effettivamente essere una metodologia, perché è poi un metodo di approccio, che possa generare un business. Lo scenario attuale e lo scenario che il mondo assicurativo sta affrontando qual è? È uno scenario dove le compagnie stanno combattendo sui costi. Oggi fare polizze assicurative, tranne che non siano quelle RC auto che sono obbligatorie, comporta una serie di costi molto importanti. E ecco perché il nostro è un paese dove la sottoassicurazione è fondamentalmente uno dei grandi problemi. Oggi le compagnie assicurative quindi stanno cercando di trovare un modo, una metodologia per cercare di risparmiare. La blockchain, e quindi il futuro, e quindi l'applicazione di questa metodologia, può veramente portare ad una riduzione, vedremo anche con degli esempi pratici nel proseguo della trasmissione, proprio una riduzione sensibile dei costi, che sono poi quelli legati sia alla parte della sottoscrizione del rischio, quella che in gergo tecnico viene chiamata la parte underwriter, sia soprattutto quella che poi interessa nel caso in cui ci sia il bisogno, il famoso sinistro, che è il vero problema su cui le compagnie si stanno effettivamente confrontando. Oggi l'assicurato che fa una polizza, quando è che riscontra quello che viene determinato essere il servizio del mondo assicurativo? Proprio nel momento del sinistro, cioè il momento in cui esiste un danno e uno cerca di reclamarne, ovviamente se ha ragione, il risarcimento. Su questo punto la blockchain, vedremo come, può intervenire in una maniera veramente molto importante. Il secondo punto su cui la blockchain, rispetto a quello che è l'attuale scenario, può intervenire è sulla velocità e l'accelerazione nelle transazioni. Parlo di transazione perché, anche in gergo assicurativo, blockchain, se noi chiediamo al mercato per come si identifica, tutti penseranno al Bitcoin. Perché blockchain è stata associata subito alla moneta elettronica, no? Quella che è stata gioia e dolore del mercato assicurativo. Bene, blockchain invece non è solo Bitcoin, blockchain è proprio una metodologia di intervento, permette di velocizzare tutte quante le operazioni. Per operazioni noi potremo riscontrare quelle nel fare le polizze, proprio nel materialmente sottoscrivere le polizze. E la terza cosa, che è fondamentale per una compagnia assicurativa che nasce nella gestione, nella individuazione e nella sottoscrizione, è il rischio. La blockchain permette di distribuire, proprio per il suo carattere di condivisione, questo rischio. E la distribuzione del rischio vuol dire generalmente la diminuzione del rischio. Diminuire il rischio in una filiera di polizze vuol dire abbassare quello che è l'indice statistico di generazione del sinistro e quindi di quello che è l'esborso per la compagnia.
Quindi abbiamo visto, agisce sia sul controllo dei rischi e soprattutto su capire come questi rischi variano nel tempo, sulla velocità e quindi sull'abbattimento anche dei costi, nel senso che poi non dovrebbero a questo punto con la blockchain tutta la catena di intermediari, intermediari assicurativi, a questo punto verrebbe messa in discussione. Guardi, secondo me con un esempio si riesce a capire molto praticamente, proprio per dire, tramutiamo il concetto tecnico in un concetto di business assicurativo. Oggi come funziona? Partiamo dalla parte della sottoscrizione del rischio, la parte underwriter, lo scenario attuale. Oggi noi sappiamo che il nostro mercato è un mercato molto intermediato, quindi abbiamo broker e agenti per circa l'80%. L'assicurato, Contini Marco, va a farsi una polizza. Se è una polizza RC auto, polizza obbligatoria, ma tutta la filiera delle polizze infortuni, malattie, property, bond, le polizze sanitarie, le polizze responsabilità civile, eccetera, hanno bisogno di essere ovviamente quotate, come si dice in gergo tecnico. Cioè la compagnia deve capire qual è il profilo di rischio e tramutare questa quotazione in un valore economico. La sottoscrizione è uno dei passi più delicati e più importanti. La obbligatorietà del rischio nell'RC auto comporta che le compagnie sono obbligate a farti la polizza. Non possono rifiutarti il rischio, anche perché l'IVAS su questo interverrebbe in maniera molto importante. Mentre su tutto quello che è il resto del panorama assicurativo, tranne pochi casi, le polizze non sono obbligatorie. Quindi una compagnia, tecnicamente, teoricamente, può anche, se il cliente non piace, se il cliente è, tra virgolette, troppo rischioso, come si dice, potrebbe anche rifiutarsi, e questo succede spesso, di quotare il rischio. Guardiamo cosa potrebbe accadere nel futuro. Blockchain che cosa permette di fare? La blockchain permette, proprio per il concetto di condivisione e di acquisizione di informazioni, secondo una canalizzazione anche immutabile, permette di pescare dai famosi big data, la grande massa di informazioni del mondo assicurativo, tutti quei dati che permettono, per esempio, di monitorare un rischio. Se noi facciamo un esempio, per esempio, del rischio infortunio, del rischio malattie, del rischio di una persona, nel momento in cui il Contini Marco fa una polizza, viene analizzato se è una polizza malattie, su quella che è la sua salute, su quella che è la sua propensione ad ammalarsi, su quelle che sono state le malattie che lui ha avuto nel passato. E in quel momento, se il rischio è accettabile, viene tramutato in valore economico. Però la valutazione, la sottoscrizione del rischio viene fatta in quel momento. Da lì in poi Contini Marco è assicurato per un valore X. Domani con la blockchain, ovviamente poi diremo come, io posso in tempo reale o dopo un mese o dopo una settimana, a seconda dei casi, andare a verificare lo stato di salute di Contini Marco e verificare, questa è la cosa incredibile, se quello che era il rischio al momento della sottoscrizione della polizza, oggi 1° luglio, può essere variato in termini di rischiosità. A questo punto, con un contratto blockchain, con uno smart contract, e poi spiegheremo che cosa sono, io posso, ovviamente con l'assenso dell'assicurato, andare a variare addirittura quella quotazione iniziale che era costata X, modificandola in funzione della modifica del rischio. Teoricamente quindi, se io ho seguito tutte quelle che sono le regole della buona salute, eccetera, posso aver diminuito la mia propensione ad ammalarmi e quindi quella quotazione X che era costata la mia polizza potrebbe addirittura essermi in parte rimborsata da una nuova valutazione in blockchain della parte sottoscrittiva. Quindi qui si cambia completamente il panorama di approccio nel mondo assicurativo. Quindi sono delle polizze che diventano delle polizze molto flessibili, che possono polizze variare dinamiche. Anche da un giorno all'altro. Sono polizze punto. Dinamiche che ovviamente funzionano come? E qui si entra proprio in quello che anche voi so che avete dibattuto molto, il campo dell'insurtech e dell'IoT. Allora, queste informazioni che monitorano il mio stato di salute, già oggi sono accessibili con delle applicazioni, devono essere legate a degli strumenti di IoT, quindi dell'Internet of Things, di tutto quello che tramite le connessioni internet possono arrivare ad avere le informazioni che oggi ci sono non solo sulla persona, ma sono nella domotica, nella casa, che domani faremo anche gli esempi di blockchain nel campo RC auto, potranno essere sulle autovetture. Non sono scatole nere, sono altre cose. Ecco, tutta questa grande massa di dati monitorata e inserita in questo percorso immutabile di blockchain potrà permettere veramente, in fase di sottoscrizione del rischio, poi adesso vedremo la parte di gestione del sinistro, modificare proprio quello che è l'approccio principe del mondo assicurativo. Quindi le compagnie assicurative potranno sapere in tempo reale come la massa del rischio muta nel tempo.
teoricamente, come ho detto, l'assicurato potrebbe anche essere rimborsato, ma facciamo il caso che invece il rischio aumenti. Se il rischio aumenta, la compagnia potrebbe venire dal Continimarco e dire: guarda che io ti ho assicurato per una certa rischiosità, il tuo rischio è aumentato perché il tuo stile di vita è cambiato, eccetera, quindi tu mi dovresti dare dei soldi. Bene, negli smart contract che sono in studio, uno potrebbe anche, accettando ovviamente a priori questa clausola al momento della sottoscrizione, dire: guarda, io se il rischio aumenta perché io modifico il mio stile di vita, non voglio che aumenti la polizza, però accetto che diminuisca quello che è il massimale assicurato, che per la compagnia ha lo stesso effetto, perché in caso di sinistro il risarcimento sarà commisurato ad un monte che sarà diminuito. Quindi veramente è un cambio epocale di impostazione assicurativa. Poi con tutto il tempo della tecnologia IoT poi si inserisce tutta la questione dei big data e anche quindi la raccolta di un numero molto elevato di dati del contribuente, anche la possibilità di proporgli anche delle polizze completamente diverse, quindi cambia proprio il modello di business a questo punto delle compagnie. Assolutamente, è un cambio epocale dei modelli di business, diciamo che è la messa a frutto a livello di business di quelli che sono i big data che oggi già le compagnie sfornano in maniera importante, ma che non riescono ancora a tramutare dall'informazione al business vero e proprio. Come dico io, non si riesce ancora a mettere a terra esattamente quello che è questo grande immane sistema di informazioni. Abbiamo fatto esempio sulla parte di sottoscrizione. Vediamo cosa succede in caso di sinistro oggi, quindi scenario attuale, e domani scenario prospettico con i big data. Oggi il caso di sinistro, facciamo l'esempio più diciamo conosciuto, che è quello dell'RC auto. Nel mondo assicurativo nazionale oggi circa l'80%, 79-80% dei sinistri stradali sono con danni a cose, solo danni a cose, vuol dire il tamponamento, il piccolo danno, che oscillano intorno ai 1.000-1.200 euro. Quindi piccoli diciamo importi non elevati moltiplicati per milioni di sinistri. I veri costi dell'RC auto, i veri problemi delle compagnie assicurative non sono sui sinistri importanti, e questo vale per tutti i campi. Il sinistro importante non crea un costo eccessivo per la compagnia. È il sinistro piccolo, perché è il sinistro più litigioso, è il sinistro dove le compagnie rischiano sempre anche il contenzioso, dove i costi da 1.000 euro possono lievitare fino ad arrivare anche a 10.000 euro. In campo blockchain cosa potrebbe succedere? Ovviamente sempre con i dispositivi IoT installati su due vetture. Questi dispositivi riusciranno nel tempo, ci sono già degli esempi che in altri paesi sono già stati effettivamente provati, in caso di collisione questi dispositivi leggono non solo il posizionamento della macchina, non solo leggono l'entità dell'urto, ma riescono anche a capire se e quale responsabilità è ad evitare i due veicoli, perché riescono a geolocalizzare con precisione veramente incredibile il posizionamento della vettura sul suolo stradale. Non solo, ma questi strumenti IoT, per poter arrivare addirittura a quantificare loro stessi il danno, sanno che il danno che è stato generato dall'urto lo sanno identificare e, sapendo di essere installati, facciamo un esempio, uno su un Porsche, che ha un valore ovviamente importante, l'altro su una Mini, riescono anche a calcolare, a seconda della responsabilità, qual è il valore del risarcimento finale. Tutto questo inserito in una blockchain, questa catena, permette in tempo reale di avere già alla fine il livello di responsabilità e il pagamento del sinistro direttamente sul conto corrente IBAN, sulla carta di credito lasciata in fase di stipula della polizza da quello che in questo momento è l'assicurato. Lei capisce che con questo si abbattono tempi di gestione, non solo, ma il meccanismo, ecco perché la blockchain è anche trasparente ed immutabile, non c'è litigiosità perché le parti hanno già accettato questo. E ovviamente tutto il sistema è velocissimo, abbatte i costi, soprattutto quelli di contenzioso, ovviamente modifica anche tutta un'altra serie di attività che sono l'attività peritale, l'attività investigativa o l'attività di altro genere. Una cosa importante e che voglio specificare è che il sistema blockchain permette anche di abbattere, e su questo io mi sono formato nel tempo nel campo dell'antifrode, permette di abbattere quasi al 100% proprio la fraudolenza del processo, perché non interviene nessuno in questa filiera di informazioni. E i contratti possono anche essere a questo punto dei contratti automatici che possono essere fatti. Assolutamente. Questi sono quelli che vengono definiti gli smart contract. Ora, quello che probabilmente molti non sanno, che l'Italia è spesso criticata di essere un paese
poco all'avanguardia su queste cose. Bene, noi siamo il primo paese nell'Unione Europea che ha già normato con una legge uscita a febbraio del 2019, la numero 12, ha già normato il blockchain e la filiera del blockchain e gli smart contract. È una legge già operativa che identifica cosa sono gli smart contract, li identifica anche dal punto di vista della normativa della privacy, perché noi sappiamo che con il GDPR, con la nuova normativa, ovviamente parlando di informazioni e di dati, la privacy su questi sistemi ovviamente è molto delicata e molto importante, ha già normato questo processo. Quindi in Italia esiste già una legge che può essere utilizzata per identificare bene i smart contract. Lo smart contract che cos'è? Non è altro che un contratto digitale che porta alla esecuzione automatica di tutto o in parte delle clausole della polizza che erano state contrattate in fase di stipula, ed è tutto fatto in maniera automatica. Quindi è un contratto che non richiede persone. Allora, dal punto di vista della stipula, diciamo che sono dei contratti che ovviamente hanno bisogno di una genesi umana, ovviamente, no? Ma nel momento in cui sono stati stipulati vengono sottoscritti automaticamente, e quindi l'automatismo, che ovviamente è legato a tutta una serie di clausole che devono essere accettate dall'assicurato, permette all'interno di questi smart contract di inserire dei processi automatici, come per esempio l'autorizzazione al pagamento sulla propria carta di credito o sull'IBAN, quindi sono informazioni riservate che ovviamente vengono rilasciate, che vengono autorizzate, permette per esempio di nel campo dell'RC Auto, ho fatto prima l'esempio, di automatizzare il processo fino a una soglia di dati che viene di valore che viene scelta dall'assicurato stesso, perché ovviamente oltre un certo limite l'assicurato potrebbe non accettare lo smart contract. Però nel momento in cui il mondo assicurativo arriverà ad utilizzare in maniera massiva questi strumenti, noi avremo veramente abbattuto quelli che sono, e qui ritorniamo al problema dei costi, i costi che in questo momento stanno gravando proprio sulla redditività delle compagnie. Ci sono degli studi a livello internazionale che hanno identificato che nel momento in cui la parte del mercato, parlando dell'Italia, dovesse arrivare all'80%, 70% circa della diffusione di questi nuovi sistemi, il livello di combined, quindi la redditività delle compagnie assicurative, che oggi in alcuni casi viaggia pericolosamente vicino al 100, combined vuol dire che se io incasso 100 e ho un combined di 100 guadagno 0, se incasso 100 e ho un combined del 120 perdo il 20%, d'accordo? Ecco, il livello di combined si abbasserebbe di circa il 10-15%, il che tramutato in valori economici sarebbero miliardi di euro che rimarrebbero nella disponibilità delle compagnie, che permetterebbero di fare altri investimenti, che permetterebbero di rendere virtuoso un percorso che oggi ovviamente non è tanto virtuoso. A questo punto vediamo di ragionare un po' sull'impatto sull'organizzazione, cioè compagnie grandi e compagnie magari più piccole. Prima si parlava di compagnie grandi, di grandi dimensioni, che hanno diverso capitale per fare investimenti nel settore, nell'informatica, ma adesso con questo tipo di tecnologie che stanno arrivando probabilmente anche compagnie piccole possono farcela essere competitive. Guardi, vorrò essere un po' disruptive, come si dice, perché a me piace essere abbastanza diretto nel dire le cose. Direi che questa nuova tecnologia, nel momento in cui sarà capita e verrà assimilata al business, sarà molto più agile, molto più veloce nell'essere adottata dalle compagnie più snelle che non dalle compagnie più grandi. Le compagnie più grandi, ovviamente per motivi di compliance, per motivi ovviamente di organizzazione, tendono ad avere maggiori capitali da investire in queste ricerche, in questi sviluppi, però difficilmente riescono con velocità a mettere, come dico io, a terra o rendere operative determinati processi. Le compagnie più piccole, vuoi per motivi di sopravvivenza, perché oggi essere piccoli, se non di nicchia, oggi le compagnie o sono di nicchia e sono piccole, quindi nicchia vuol dire fanno un ramo unico, può essere le cauzioni, può essere la medmal o può essere la tutela legale, ma se sono generaliste e fanno tutto rischiano ovviamente di non rimanere competitive con le grandi. Le compagnie piccole, soprattutto quelle generaliste, con questo sistema batterebbero veramente e sarebbero molto più veloci nel poter rincorrere quella redditività che gli può permettere di rimanere, pur se piccole, ovviamente in campo. Le grandi ovviamente hanno maggiore possibilità di poter
diciamo, finanziare, no? Tutta una serie di accademie, di studi su questo settore. Però guardi, quello che io oggi vedo per le compagnie con cui io lavoro, sono molte, vedo che quello che chiedono gli amministratori delegati con cui lavoro, i capi azienda, è una sola cosa. Al di là di quello che si legge sulla blockchain, dei convegni, loro vogliono dire: ok, come posso fare business con la blockchain? Perché alla fine quello che interessa è, sì, tutta questa tecnologia va bene, ma tecnici non sono, nemmeno io sono un tecnico, però cerco appunto di, nella non tecnicità, però conosco il sistema, di arrivare a tramutare tutto questo in business. Ecco, oggi si cerca di trovare la redditività di queste applicazioni. Sì, possiamo dire che questo è un periodo di apprendimento, di studio, che si sta cercando anche di velocizzare per capire dove possa esserci il business. Assolutamente sì. E guardi, una cosa interessante, oggi noi parliamo di blockchain, stiamo parlando di mercato, non a caso è stata indicata blockchain nel settore assicurativo. Settore assicurativo non vogliono dire solo compagnie, io sto seguendo dei grossissimi broker che stanno impadronendosi, applicando questa tecnologia nelle loro attività di gestione, di sottoscrizione del rischio, di gestione dei rapporti con i clienti. Quindi grandi intermediari, parlo di grosse società di intermediazione, hanno anche loro un interesse ad abbattere i costi, perché le problematiche sono sempre le stesse. Quindi il settore assicurativo in genere sta cercando di appropriarsi di questa informazione. È ovvio che ci saranno però dei settori che ne beneficeranno, e probabilmente altri settori che, non dico ne subiranno le conseguenze, ma dovranno adattarsi alla nuova metodologia di approccio. Dal punto di vista della distribuzione, appunto, lei ha citato i broker, i grandi broker perlomeno, che si stanno cercando di capire come utilizzare la blockchain, e gli agenti? Allora, gli agenti è un erbo scoperto molto, diciamo, molto delicato, perché noi sappiamo molto, molto bene che le compagnie in genere, al di là del monomandato, del plurimandato, sugli agenti stanno forzando molto per sia recuperare i costi, perché il costo di intermediazione è uno dei famosi costi che dicevamo prima. Il mercato anglosassone è un mercato dove l'80% del mondo assicurativo è diretto, quindi sono le compagnie online, solo il 20% è intermediato. Da noi è il contrario, da noi l'80%, quindi vuol dire che la compagnia assicurativa, quando stipula una polizza, nel valore del costo della polizza, tra tutti i costi suoi interni di gestione, deve anche inserire la provvigione, che è il costo dell'intermediazione. La provvigione che cos'è? È il valore che l'agente o il broker si trattiene e con il quale remunera la sua attività. Oggi, come il settore assicurativo, anche il mondo agenziale è un mondo, non restio alla tecnologia, ma un po' avulso, no? Nel volersi trasformare. Però ci sarà anche qui, per forza di cose, un cambiamento. Ora, è chiaro che blockchain, per come ne abbiamo parlato fino adesso, è un percorso che sicuramente le grosse e medie compagnie interverranno. I piccoli agenti, se sono troppo piccoli, cercheranno delle alleanze, oppure cercheranno comunque di tramutare il concetto di velocità e il concetto di tecnologia, l'insurtech, direttamente anche nelle loro attività, anche perché questo lo stanno richiedendo le compagnie assicurative. Le compagnie assicurative stanno forzando molto la mano proprio sul costo dell'intermediazione, il che non vuol dire andare a discapito del rapporto col cliente, perché è chiaro che l'agente ha il rapporto con il cliente. Però tutto questo sta accadendo perché ci si sta spostando dal mercato dell'RC auto, che è un mercato obbligatorio, a tutti gli altri rami, e tutti gli altri rami hanno bisogno di maggiore competenza. Io devo, non vendendo un prodotto obbligatorio, devo spiegare perché ti vendo un prodotto, e devo dirti perché questo prodotto, che sia un prodotto per la persona, per la famiglia, per la salute, per la propria azienda, io devo spiegare il perché. Quindi c'è bisogno anche di maggiore cultura. Noi siamo un mercato, almeno il mercato nazionale italiano, che è molto restio alla prevenzione. In Italia la prevenzione... Quindi questo, appunto, se vogliamo parlare di prossime sfide, è questa assolutamente. Assolutamente. È importante, culturale e di prevenzione. Allora, le prossime sfide, io voglio identificare alcuni punti ben precisi, che poi sono quelli su cui io sto lavorando da un po' di anni con varie compagnie assicurative: il mercato dove si sta posizionando e dove la blockchain potrà andare ad impattare per andare a risolvere quel problema dell'aumento delle transazioni, la diminuzione del rischio, quindi la distribuzione e il minor costo. Sono tre i settori, proprio per parlare, per mettere a terra, come dicevo io, no, l'informazione, sono tre i settori di business dei prossimi 5-10 anni. Uno è il settore dei bond, il settore delle cauzioni.
È un settore che già negli addetti ai lavori non è un settore molto conosciuto, ma un settore molto profittevole, ed è un settore che si sta sviluppando molto, ma soprattutto dall'estero ci sono molte compagnie assicurative che stanno guardando il nostro mercato. Tanto per dirne una legata all'attualità, con l'aggiudicazione delle Olimpiadi invernali nel 2026 a Milano e a Cortina, ci saranno 4, 5, 7, 10, quanti saranno miliardi di attività in appalto o meno che si dovranno sviluppare sul territorio nazionale. Con questo avranno bisogno di cauzione, avranno bisogno di bond. Il bond, quindi la cauzione, è un settore ad altissimo rischio, soprattutto di sottoscrizione, che con l'applicazione di una metodologia blockchain avrebbe veramente, troverebbe la sua panacea. Molti broker specializzati nei bond stanno cercando di attuare proprio il concetto di blockchain. Ecco, gli altri due? Allora, gli altri due settori sono il settore della MedMa, che stranamente qualcuno dirà, ma è un settore poco praticato. In realtà sul settore della MedMa c'è un grande sviluppo, soprattutto un riposizionamento del mercato di varie compagnie, sia pubblica che privata, e sono rischi molto importanti. Il settore MedMa è un settore dove l'analisi del rischio preventiva, il risk manager, la fa da padrone. Cioè, se io riesco a valutare quanto è rischiosa una clinica, quanto è rischioso un ospedale, quanto è rischioso un medico, io riesco a quotare il rischio e a ottenere la miglior quotazione dando maggior servizio ma tutelandomi in caso di sinistro. E poi c'è il terzo settore, che è il settore del welfare, il settore della sanità. Non a caso si ritorna al concetto che dicevamo prima. Questi sono le tre aree di business su cui il mercato, ma stiamo parlando del mercato nazionale, anche delle compagnie principali del mercato, stanno cercando di riposizionarsi, proprio perché è visto come uno dei settori dove la profittabilità e i margini di guadagno potrebbero essere, se ben gestito, migliori. La blockchain in questi settori si inserirebbe molto bene. Perfetto, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio molto Marco Contini, Insurance Business Advisor, e saluto tutti. Arrivederci alla prossima puntata di New Insurance qui sulle Fonti TV.